Buongiorno. Mio look improbabile, mamma mia che abbinamento. Io ho il mio cestinino e ritorno dal mio cestinino perché sto andando a raccogliere sirene e anche un po' di aglio selvatico e penso basta, vediamo cosa trovo, perché stasera voglio farci dei ravioli. So che ne troverò poco e non basterà, quindi adesso vedo. Se ne trovo abbastanza, farò ravioli solo con quello. Se non sarà abbastanza, cosa che penso, perché so già che ce n'è poco, farò ravioli ripieni di sirene e zucca. E lo condirò facendo un trito di erbe aromatiche che lascerò andare pian piano con la fiamma bassissima, con la margarina, e poi ci salterò i ravioli. E mi è entrato un sasso nella scarpa. Mannaggia, dove sei? Ma non sei un sasso, sei una scheggia malefica. Che agilità. Ok. Ok, intanto sto testando il mini cavalletto, ovviamente voi non lo potete vedere perché ce l'ho attaccato al telefono, e è comodissimo perché è tipo 12 centimetri, proprio piccolo, così sto nella borsa e vado in giro comoda. Mi prendo anche una foglia di alloro, questo bel bosco qua, qui prendo una sola perché è una piantina piccola e non prendo più di quello che mi serve.
Allora, c'è stato un cambio di programma perché mi sono accorta che non abbiamo farina. Quindi farò una crema di zucca perché ho un po' di zucca e ci aggiungerò il sirene che sto facendo cuocere in padella. Cioè, crema di zucca e poi la pasta condita col sirene lasciato intero. E che cavoli! Il problema è che, anzi no, che palle! Il problema è che non ho una seconda possibilità, perché il sirene che ho raccolto oggi molto probabilmente sarà tutto il sirene che io troverò quest'anno. E perché qua ce n'è veramente poco, è proprio rarissimo, forse avrei dovuto controllare prima, ma ero veramente convinta che un pacco ce lo avessimo. E vabbè, niente, cambio di programma, pazienza, rifarò un'altra volta l'anno prossimo perché non so dove andare a cercarne altro. Qua in zona ho veramente setacciato tutta la zona e dovrei andare proprio lontano, lontano, prendere la macchina e andare in altri posti, in altri paesini, ma no. Vabbè, pazienza, comunque facciamo questo esperimento e vediamo come viene. Allora, la zucca semplicemente la taglio a cubetti e la metto in un pentolino con sale e aromi, ho il timo e l'alloro, e la lascio cuocere aggiungendo un goccio d'acqua alla volta, non faccio soffritto perché ho già messo l'olio lì e voglio mantenerla un po' più leggera. Questa qua posso tagliarla anche a pezzi un po' più grandi, tanto è morbida, si cuoce in fretta. E poi una volta cotta la pasta mescolerò tutto assieme. Ci sarebbe bene della frutta secca, ma non ce l'ho. Quindi me la faccio andare bene così. E vabbè, niente, volevo fare il video figo con i ravioli fatti in casa, tutto quanto. Niente. Pazienza, e quindi è andata così. Verrà buona lo stesso perché la zucca è buona, la pasta è buona, il sirene è buono, l'aglio selvatico è buono. E verrà buona lo stesso. Ho deciso di cuocere la pasta direttamente nella crema di zucca. Infatti l'ho lasciata un po' morbida, qua l'acqua bollente e faccio le mezze maniche. Scusate la mia agilità, ma mi ha preso un attacco di sciatica da buona anziana e devo saltellare. Ma passa. Di solito mi dura qualche minuto, poi passo. E adesso aspetto semplicemente che si cuocia la pasta. Una volta cotta la aggiungo al sirene. Aggiungerò un goccino di acqua alla volta, come vi ho fatto vedere l'altra volta. Ho deciso di farla così, per non sporcare un'altra pentola. Così non devo lavare una pentola in più. Quindi per pigrizia, però è più buona. Ok, si è asciugata, aggiungo un goccio d'acqua. Ok, ci vediamo dopo. Thank you.
pasta pronta, foto fatte, eccola qui, ora levo il timo crudo. Perché no? E assaggiamo. Gioia quando mangio questa verdura, la mangio una volta l'anno, ma quella volta l'anno è speciale. Spero di riuscire a trovarne ancora un po'. Com'è? È buonissima. Allora, capisco che il sirene non è alla portata di tutti. Quindi al posto del sirene potete usare delle bietole, degli spinaci, ma anche gli asparagi. Forse gli asparagi sono troppo dolci per la zucca. No, secondo me ci stanno un po' di pepe e via. E sostituirle. Ovviamente, vabbè, è particolare il sapore del sirene, se dovessi descriverlo. Spinaci, asparagi, piselli, un mix di questi tre ortaggi. Però vabbè, se avete qualcuno che lo conosce, che ve lo può far assaggiare, provatelo perché è veramente buono. Anche l'aglio selvatico. Adesso io vado avanti a mangiare. Ok, pappa fatta. Scusa cucchino. Qua c'è il cookie, oggi non vi ho mostrato i bimbi. Allora, qua c'è cookie. È di lì che chiede la ma se lo mangia? L'hai provato? No. Prova. No, perché ultimamente è nella fase ingordo, perché secondo me soffre di disturbi alimentari. Alterna fasi di digiuno quasi a fasi in cui si abbuffa tantissimo. È sempre stato così sin da piccolo. Sì, no, ha sputato. L'arancia è troppo. Sì, ha fatto la faccia, che schifo, papino. È sempre stato così sin da piccolo, ma è sano, ha fatto un sacco di esami da piccolo. Ma non ha niente, cioè è proprio così. Vabbè. E niente, la pasta era veramente buona. Il sirene è una delle mie verdure selvatiche preferite, mi piace veramente tanto. E spero davvero di riuscire a trovarne. In realtà ce n'è un altro, c'è un altro posto dove ce n'è tanto, ma mi devo un po' arrampicare. Quindi non lo so, per arrampicare, cioè salire un po' sulla roccia. Pochi centimetri, niente di che, però non lo so, vediamo. Boh. Vediamo, e poi sta spuntando il tarassaco, cioè sta spuntando, è spuntata qualche piantina, è ancora piccola, quindi non lo prendo per adesso, perché è un peccato. Sono spuntate tantissime piante di broccoletti selvatici, ma veramente, veramente tante. Per ora ci sono solo le piante, la base della pianta, e non vedo l'ora che spuntino i broccoletti per farci le cime di rapa, sì, le cime di rapa, le orecchiette con le cime di rapa selvatiche, perché sono veramente, veramente buone. E diciamo che è la mia seconda verdura selvatica preferita. E ho visto l'altro giorno che è spuntato, ho visto un fiorellino di, come si chiama, di lampascioni, molto in anticipo, però ho visto già il primo fiorellino. Il lampascione non lo raccolgo perché ho un po' paura, non sono sicura al 100%, l'ho visto solo online e non vorrei rischiare. E è un bulbo a forma di cipollina, molto molto amaro. Io non ne vado matta, però se si fanno le polpette fritte ci si passa sopra l'amaro, non è male, però ho un po' paura, ecco, non sono tanto sicura perché non mi fido vedendo solo le cose online, preferisco che qualcuno me le mostri. Infatti tutte le verdure che conosco le raccolgo perché me le ha mostrate qualcuno più di una volta, ho chiesto tante conferme, e quindi sono sicura. Nel caso del sirene io lo raccolgo da quando ero piccolissima, quindi ce lo riconosco proprio da lontano, quindi sono sicurissima, perché il sirene c'è anche una versione tossica. È uguale, ma
molto peloso, cioè ha le foglie che se quando le tocchi sembra quasi di toccare tipo il velluto, non lo so, qualcosa di molto pelosino. E non è sirene, cioè è sirene ma è quello non commestibile. E molte persone ci cascano. Non la sopporto più. E quindi è rischioso. Però io vado abbastanza tranquilla. Infatti mio marito, quella sirene, no. Quella sirene, no. Ma io ormai ci ho fatto l'occhio, essendo che lo raccolgo da tantissimi anni. Niente, adesso vi saluto. Così monto il video e poi mi posso rilassare. Io vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Ciao!